Gentili ascoltatori, buongiorno. In studio a Pianeta Oggi TV da Venezia Massimo Bonella per le notizie che hanno caratterizzato questo fine settimana e le ultime news dell'ultima ora. Dunque, in collaborazione con Science Web Network, un saluto anche alla regia centrale a Treviso, a Rosario Moreno. Iniziamo subito con la cronaca in primo piano. Roma, tragico incidente nella notte a Roma. Un'auto con a bordo quattro ragazzi si è schiantata. Scusate, si è schiantata contro un albero e poi ribaltandosi è finita in un fossato. L'incidente è avvenuto in zona Lunghezza, Roma Est. Tre dei ragazzi sono morti nell'impatto, il quarto poco dopo al policlinico Tor Vergata. Tra le ipotesi, quella che la macchina intestata alla madre di uno dei giovani sia sbandata dopo aver urtato una pallina dell'autobus. Da Roma ci spostiamo a Napoli. Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito a Napoli da un pezzo di cornicione sgretolatosi dalla facciata della Galleria Umberto in via Toledo. Il 14enne, residente a Marano, stava passeggiando con alcuni amici quando è stato travolto dai detriti. Immediatamente soccorso è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, chiusa al transito dei pedoni fino a giovedì. Di via Toledo. Ancora proseguiamo con notizie di cronaca dall'estero, però tragedia a Filadelfia negli Stati Uniti. Quattro bambini sono morti in un enorme incendio divampato nella notte nei sobborghi della città americana, distruggendo otto casette a schiera. La più grande delle vittime aveva 4 anni, la più piccola 1 mese di vita. Sono almeno 4 i feriti e una quarantina le persone evacuate. Questo è un giorno tragico per la città di Filadelfia, ha detto il capo dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite proprio dalla casa delle piccole 4 vittime. Ritorniamo in Italia, parliamo di Giorgio Faletti. Sarà allestita domani all'ospedale torinese delle Molinette la camera ardente per Giorgio Faletti. I funerali si terranno martedì ad Asti, dove era nato il 25 novembre 1950. Malato da tempo, aveva recentemente annullato tutti gli impegni. Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo. Questa frase che campeggia in apertura del suo sito internet sintetizza bene lo spirito con cui Giorgio Faletti affrontava la malattia. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per ricordare l'artista. Proseguiamo a parlare di questo artista, Giorgio Faletti, che ricordiamo laureato in legge. Giorgio Faletti, dopo la gavetta come cabarettista allo Storico Derby di Milano, si fa conoscere dal grande pubblico nei primi anni Ottanta grazie alla trasmissione di Ricci Drive-In, dove sarà ricordato per la caratterizzazione della guardia giurata Vito Catorzo. Nel 1982 scrive soggetto e sceneggiatura di Grunt di Luotto, in cui partecipa da attore. Poi sceneggiature e presenze come in Miracolo Italiano di Enrico Olduini. Nel 2005 interpreta il ruolo del professor Antonio Martinelli nel fortunatissimo Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. Poi nel 2007 Marco Martani gli affida la parte di un losco criminale. Ed ora ci arriva una notizia qui in redazione, ve la leggiamo per la prima volta. Dunque, il giornalista intellettuale Piero Angela è ricoverato all'ospedale di Monfalcone in seguito ad un malore accusato ieri. Il noto conduttore televisivo, che ha 86 anni, ha dapprima visitato un museo e poi, durante una passeggiata tra le trincee nel Goriziano, ha avuto un malore di natura probabilmente cardiaca. È stato ricoverato e sono in corso accertamenti. Ed ora vediamo alla nostra homepage della testata giornalistica TV Online e PianetaOggiTV.net,
dove in primo piano abbiamo un collegamento da Mosca di Giulietto Chiesa, poi a seguire c'è un comunicato stampa da parte del comune di Murlo. Siamo in centro Italia, dove abbiamo gli ascoltatori che ci seguono tramite Telidea di Chianciano Terme. Dunque, Murlo ha ricordato i suoi partigiani caduti per combattere i nazifascisti nel 70° anniversario della liberazione del comune. Nel pomeriggio di lunedì, ricordiamo 30 giugno, anniversario della libertà ritrovata, il sindaco Fabiola Parenti ha reso omaggio ad Aldo Giannelli, Ferruccio Mantegoli e Bramante Foderi al cimitero di Montepescini, quindi ha raggiunto il cimitero di Vescovado per recarsi di fronte alla lapide di Leopoldo Benocci. Preghiere e cuscini di fiori insieme al gonfalone del comune hanno caratterizzato cerimonie semplici ma molto sentite, condivise con i cittadini. In serata si è svolta una commemorazione ufficiale nella sala del Consiglio Comunale insieme a Laura Mattei dell'Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea che ha illustrato le tappe dell'avanzata degli alleati. Sono seguiti interventi da parte di rappresentanti dell'ANPI fino ad un brindisi finale con tutti gli interventi. E con questa notizia volge al termine questa edizione di Ecomondo 2000, lettura in studio di Massimo Bonella, qui da Pianeta Oggi TV da Venezia, in collaborazione a Reti Unificati con Sites Web Network di Treviso. Alla regia centrale in centro Treviso abbiamo Rosario Moreno che saluto anche a voi che ci avete seguito, vi auguro una buona giornata, a voi tutti.